Il ruolo dell'innovazione tecnologica sul settore idrico è importante, fondamentale, così come su tutti gli altri settori dei servizi pubblici. Sotto questo punto di vista vi è anche dal punto di vista normativo in qualche misura un ritorno all'antico, con una sempre maggiore attenzione al cliente finale. Questo al di là delle formule sul misto pubblico, privato o quant'altro, l'intervento abbastanza recente dell'autorità, ma sempre più importante, sta riportando al centro le necessità di fornire servizi di qualità, efficienti e quindi anche tecnologicamente avanzati ai cittadini. Quindi l'innovazione sta finalmente riprendendo un ruolo importante, il ruolo che poi alla fine compete. In questo la grande opportunità nello sviluppo del servizio, le criticità sono legate al fatto delle incertezze normative, delle incertezze delle scadenze che rende relativamente complesso intervenire sul settore ancora nel nostro Paese, a fronte di una grandissima opportunità nel miglioramento del servizio e nella realizzazione degli investimenti. Il servizio idrico è nel rapporto col territorio uno di quelli più di maggior intensità nel dialogo, forse quello con la maggiore intensità, entra quotidianamente come prima industria alimentare in tutte le case e anche come prima industria ambientale. Quindi in un servizio di tutoring per il territorio che è tipico delle nostre aziende, il servizio del ciclo idrico integrato rappresenta un anello fondamentale della catena, una grande opportunità di dialogo con i cittadini, con le case e con i territori.